Amici di WeMotorsport, oggi nuovo appuntamento con Christian Bellemo. Abbiamo saltato una settimana, ma siamo sempre carichi e pronti per chiedergli nuovi argomenti su cui discutere e anche ascoltare le sue esperienze. Quindi introduco e gli do il benvenuto. Ciao, ciao a tutti ragazzi. Eccoci qua. Quindi, primo argomento, prima notizia è la tua Academy. Ci siamo, è partita, dai, è ufficialmente partita la settimana scorsa. Quindi ufficialmente partita Academy sia Motard che Cross, e Esattamente. ovviamente sarai tu Ovviamente l'insegnante sì. di Sì, tutto ciò. l'altro, l'istruttore dell'Academy sono io, ecco. Sei il Valentino Rossi della situazione. Beh, oddio, dai, Valentino Rossi ha vinto qualche titolo mondiale in più, però dai, Io sì, dai, vediamo. volevo associare che avesse avuto l'Academy, l'idea dell'Academy. Ah, beh, sì, beh, lui diciamo che ha più che un'Academy, ha un mega impero ormai, una semplice Academy, però sì, dai, sì. L'idea è quella, dai, di fare un bel lavoro e cercare di avvicinare quanta più gente possibile comunque questi sport fantastici, e poi insomma cercare di chi ha voglia, perché comunque diciamo che l'approccio mio un po' per insomma l'attività che faccio io, che faccio ancora agonismo insomma, quindi è sempre un approccio molto agonistico, diciamo che mi piace lavorare con chi che ha intenzione di migliorarsi realmente, perché vuole realmente fare bene questo sport, quindi preferirei insomma più che un approccio di gioco, che ci sta anche quello, però preferisco lavorare con persone che insomma già hanno delle buone basi e bisogna farle crescere per arrivare magari a un ambito professionistico. Quindi sì, insomma, diciamo, si fa in tutti gli ambiti ovviamente, perché comunque fa parte del lavoro, ecco. Però insomma diciamo che ho una preferenza, dato che sono un uomo molto puntiglioso e molto che sta dietro ai dettagli, alle cose, diciamo, in ambito racing, preferisco lavorare con chi insomma la vede come me, ecco, più che con chi che la vede come un giochino, un passatempo, ecco. Beh, certo che poi ti porta anche di riflesso un continuo allenamento, un continuo a migliorarsi, perché con chi Sì. va a pari passo come te o vicino a te sui tempi e tutto quanto, è un avvicinarsi sempre più, essere più pronti sempre alle gare. Assolutamente, assolutamente sì. Certo, Un continuo migliorarsi, un continuo misurarsi. Quindi, dopo ovvio che comunque insomma chi che ha grosse esperienze, cioè un altro pilota magari da campionato italiano, campionato europeo, si allena per i fatti suoi, ok, non è che magari viene a fare certo. corsi con me, quindi comunque è più magari più un pilota da campionato regionale che vuole magari arrivare a un livello da internazionale d'Italia o cose così, Sì, ecco, per quanto riguarda la sarebbe il Superbike. passaggio più veloce per poter migliorare e poter Assolutamente sì. assorbire i tuoi concetti e riportarli soprattutto in pista, tagliando i tempi. Assolutamente sì. E poi soprattutto anche l'aspetto mentale, come affrontare le cose, come allenarsi, insomma, tutti questi aspetti che oltre ai fattori tecnici di come si può affrontare una curva, la staccata e varie cose, insomma, comunque anche come prendere le cose, come allenarsi quando si va in pista, invece di girare a caso, consumare gomme, magari avere una metodologia specifica. Tutte queste cose, anche queste fanno parte insomma del lavoro di istruttore, coach, diciamo. Cioè praticamente un lavoro a 360 gradi che tende Assolutamente a sì. più che costruire, plasmare la persona, il pilota e dargli uno schema costruttivo con un'organizzazione e un programma di lavoro ben specifico per Esattamente. portarlo a ottenere i risultati. Esattamente. Certo, miravamo mica a qualcosa all'improvvisazione. Di No, solito, beh, come ovvio. tutti. Come tutte le cose, c'è sempre un programma ben stabilito, con giustamente persone su cui anche affidarsi, che Sì, dopo danno ovviamente proprio questo danno è un loro livello già supporto. Anche tu c'hai la tua molto. Sì, equip. sì, sì, sì. Certo, però questo ovviamente stiamo parlando di un livello già molto sviluppato. Poi Certo. ovviamente si va a lavorare anche con chi che magari è andato in circuito 2 volte o chi magari che non sa neanche come è fatta una moto da cross, anche con quelli, ecco. Quello è Però sicuro. comunque C'è una si fa crescita un più lavoro lunga. più. Esatto. Dipende dal vario livello con cui si presenta il pilota, insomma.
L'importante è la voglia e determinazione. L'importante è quello, sì, è proprio una cosa fondamentale, perché chi che non ha voglia o che viene a passare il tempo perché non ha nulla da fare, Stai non è investendo, tra i miei ma senza preferiti. ottenere grandi risultati. Sì, esatto. Beh, tutto sta a capire subito le intenzioni. Cioè, uno può venire, ci mancherebbe. Infatti, sì, l'importante è essere appunto dopo anche coerenti con se stessi, perché uno che magari viene e vuole arrivare a fare il campionato del mondo e magari dopo ma mi alleno una volta al mese, esco con la ragazza e quel giorno fa freddo, allora sì, ti piacerebbe fare il campionato del mondo, ma non sei disposto a E certo, devi essere fare i pronto a sacrifici tutto per se fare il vuoi. campionato del mondo, ecco, quindi dopo che ci arrivi o no è un altro discorso, però se ci metti tutto te stesso allora stai lavorando bene. Devi avere un Poi sogno sì, esatto. e perseverare per ottenerlo. Certo. Assolutamente. Allora, poi, secondo argomento sono gli stili di guida. Qui si Soprattutto anche apre nel un grande motard. mondo. Si cominciano a vedere anche vari stili, tipo il motard è diventato celebre per la guida di traverso. Adesso si comincia a vedere anche qualche gomitina a terra o qualche piega un pochino più accentuata. Quindi Sì. facciamo un quadro molto più articolato con te, appunto, che sei più che del settore, sei proprio in pista. Allora, questo è un grande mondo che si apre, dipende, diciamo, negli ultimi anni si è sviluppata molto la guida da velocità, quindi oltre alle varie categorie S4, che sono le categorie sull'asfalto, che stanno prendendo veramente molto molto piede. Che lì sì, ormai il 90%, se non quasi il 99% ormai di piloti guidano tutti quanti con ginocchio a terra e gomito alla ricerca del cordolo, ecco. Lasciando perdere quell'ambiente là, che ovviamente non essendoci lo sterrato, essendo sull'asfalto, quindi come è anche giusto che sia, predilige la guida con ginocchio a terra. Ma parlando del nostro ambiente, quello quindi con sterrato, si sta evolvendo molto in quella direzione là, perché comunque le gomme sono sempre più performanti, e le moto anche, di conseguenza la guida sta andando più verso la velocità, cioè non c'è più come poteva essere 15 anni fa il motard, il gran traverso, tanto tempo col piede a terra come nel motocross. Questa cosa qui ormai sta praticamente sparendo, perché anche, cioè, ormai quasi tutti i piloti, anche fuori dallo sterrato, dipende dal tipo di pista, perché dopo ci sono quelle più o meno scivolose, ma comunque si tende subito a mettere i piedi sulle pedane per spingere, per riuscire a far voltare la moto e dare carico sulle pedane, di conseguenza dare carico sulla gomma per mandare in temperatura prima e per spingere la moto in curva. Questo è dovuto anche alle gomme, che essendo sempre più performanti, ti danno feeling immediatamente, già fuori dallo sterrato, con la gomma sporca, già si ha un gran feeling e quindi non c'è la sensazione di scivolare, di quindi tenere il piede a terra. Dopo, ripeto, dipende dai circuiti, perché ce ne sono ancora alcuni di molto scivolosi dove che il piede si usa ancora molto. Però diciamo che comunque nei circuiti da campionato italiano, comunque ormai hanno tutti quanti degli asfalti eccezionali e c'è sempre tanto grip, di conseguenza già quasi subito fuori, forse solamente la prima curva a sinistra, la prima curva a destra, tanto per dare un pochettino di temperatura alla gomma e per pulirla, si utilizza ancora un po' il piede perché c'è ancora qualche movimento che innesca da gomma fredda e gomma sporca, ma già alla seconda curva difficilmente si cominciano, cioè si vedono ancora piedi a terra, sono piedi sulle pedane, il corpo in fuori per far voltare la moto. Questa è la differenza sostanziale negli ultimi anni che è cambiato molto nel motard. Quindi gran stile velocità, il classico trick alla Pedrosa con moto che si raddrizza, corpo che esce completamente dalla moto per farla voltare, la moto più dritta in modo da dare più gas e prima. Quindi anche nel motard questo trick funziona. Ah, assolutamente sì, ormai è diventato fondamentale, perché diciamo che tra le due coperture principali che ci sono da noi, che sono Michelin
e Metzeler. Prima c'era un po' di differenza su Metzeler, che portava molto di più questo stile di guida, perché un po' il cerchio anteriore da 17, a differenza di Michelin, che fa il cerchio da 16, e quindi il cerchio da 17 è molto più complicato da far voltare confronto al cerchio da 16, che chiude molto prima la curva. E quindi ci andava ad ampliare il fatto di buttare fuori il corpo per tirare la moto verso l'interno e chiudere la corda della curva prima, cosa che magari il cerchio da 16 aiutava a fare anche con la vecchia guida, il vecchio stile. E in più, essendo gomme molto da stile velocità, la Metzeler, hanno bisogno di avere molto carico di conseguenza per rientrare in temperatura, quindi si va tanto a caricare e a spingere per riuscire a mandare in temperatura il prima possibile la gomma e per non farla raffreddare, perché è una gomma che ha una gran temperatura, ha una gran costanza, ha una gran prestazione, però ha bisogno di essere sempre mantenuta in temperatura, perché una Metzeler, se si fa una manche tirata e dopo magari si fa un giro rilassati, andando piano, e si riprende a spingere al giro successivo, diventa pericoloso perché la gomma si raffredda subito. Quindi è una gomma che ha bisogno di essere sempre spinta costantemente dall'inizio alla fine, cosa che magari Michelin non ha bisogno, è più permissiva sotto questo punto di vista qua. Ne avevamo appunto già parlato nei scorsi episodi, la Metzeler è un pochino più delicata sotto questo punto di vista, è una gomma che ti dà molto di più, è molto più, se quando va spremuta è una gomma molto più esigente, dà anche molta più sicurezza e tutto quanto, però appena ti rilassi un attimo è la prima a tradirti. Invece Michelin è una gomma più, che io ho usato sbagliando il termine, entry level, che ho detto che è una gomma un pochino più semplice, ma di entry level non c'è niente, perché comunque è una gomma altamente prestazionale. Thomas Scherer, che sicuramente chi ci ascolta conosce, sa chi è, corre con Michelin, quindi da lì dà del gran gas, quindi No, il mio entry level era per dire che era un pochino più semplice. Sì, è sicuramente da meno beghe, perché magari anche la Metzeler bisogna che sia sempre a punto la moto, perché volti bene, perché funzioni bene. Magari Michelin, anche se la moto non è perfettamente messa giù a sospensioni, comunque si riesce a guidare molto bene lo stesso, si crea meno roni, ecco. Quindi anche lo stile di guida è mutato anche in base alle gomme? Assolutamente sì, principalmente per quello, perché comunque se avessimo gomme molto meno performanti di come sono ora, è ovvio che la guida vecchia scuola ritornerebbe fuori, perché la moto scivola molto di più, di conseguenza non hai quel feeling a rimettere subito il piede sulla pedana e buttare fuori il corpo, perché tanto sai che la moto tiene, perché se sei lì che hai l'anteriore che si chiude continuamente o il posteriore che pattina da tutte le parti come era una volta, e il piede resta giù dopo, perché di conseguenza il feeling per fidarsi e mettere il piede sulla pedana e buttare fuori la testa per piegare la moto non c'è, e se lo fai sbatti il muso a terra molto più facilmente che ora. Direi che anche no. Capito, sono cose che è un po' anche il problema del motardo, perché comunque ci sta che insomma lo sport evolva e si vada sempre più forte. Però questo andare sempre più forte comporta anche delle grosse spese, perché le gomme sì sono performanti, ma durano veramente poco. Di conseguenza non è un binomio che va d'accordo, ecco, per performance e data. Però, come si dice, vedendo sia il salto tra Michelin e Metzeler, diciamo che quello che salta all'occhio è l'anteriore 17. Magari avete tipo delle prove per comparare l'anteriore da 16 o l'anteriore 17 è una svolta ed è giusto così? Beh, allora ti dico, per quanto riguarda posteriore, adesso non è perché ci corro io con Metzeler, però posso assicurarti che c'è un abisso di differenza con Michelin, cioè ormai tutti i piloti ormai corrono con almeno il posteriore Metzeler, perché è una gomma più leggera, molto più performante, è molto avanti confronto a Michelin. Davanti invece per l'anteriore c'è ancora questa teoria qua. Ti dico, il 17, io corro col 17 perché Metzeler fa anche 16,5. Io li ho testati entrambi, ho preferito il 17 perché io ho una frenata che mi porto molto a lungo fino al centro della curva. Di conseguenza la 17, che è un appoggio un po' maggiore, mi dà più confidenza, mentre 16,5 tende a chiudersi lo sterzo più facilmente.
per il tipo di guida che ho io. Però vedo che... Allora, io utilizzo il 17 perché appunto in curva ho una frenata che la porto molto fino al centro. Di conseguenza il ciclo 17 che ha più appoggio a terra mi dà più confidenza del 16 e mezzo che tende a chiudersi nell'anteriore molto prima. Ti dico, quest'anno Metzler ha fatto una 16 e mezzo veramente spettacolare. Infatti molti di quelli che erano rimasti con 16 Michelin sono passati a 16 e mezzo Metzler. Quindi anche io sinceramente sarei tentato quest'anno nei primi test di capire bene questa cosa qua, perché sì, 17 dà più appoggio, però è molto più complesso da sistemare, cioè se la moto veramente non è perfetta, con il 17 crea più delle rogne, mentre il 16 e mezzo, che è più simile al 16, non è come un 16 ma è più facile comunque da utilizzare, crea meno problemi, anche per il semplice fatto del cambio di condizioni della pista, perché nonostante non stiamo facendo motocross, comunque con lo sterrato ci possono essere dei turni dove che è più o meno sporca la pista, e quindi questo cambia molto. Quindi andiamo più nell'ottica motocross, dove che cambiando le condizioni non si potrà mai avere una moto perfetta, e di conseguenza forse il 16 e mezzo potrebbe essere un vantaggio in setup della moto, cioè in meno perdita di tempo e più maneggevole a livello di cambio setup, cioè non è che abbiamo magari la piccola differenza con il 17 si sente tantissimo, magari con il 16 e mezzo la pista è un po' più sporca, non crea grosse difficoltà nella guida. Assolutamente per noi sì. Per noi le piccole difficoltà possono essere che magari con un cerchio di 17 che la moto non è messa benissimo a posto, magari perdi quel mezzo secondo, che una persona può dire, bah, mezzo secondo, cosa vuoi che sia? Mezzo secondo in una gara delle nostre ti può far vincere la gara come far arrivare tra gli ultimi. Quindi purtroppo riuscire a mantenere un buon passo magari con un cerchio che ti permette di essere più costante anche con i cambi di situazione in pista può fare la differenza. Assolutamente, se vogliamo fare un parallelismo tipo nel sport motoristico tipo di moto mondiale o comunque altre competizioni tipo su Superbike, la gomma sportiva è sempre stata 16 e mezzo. La gomma Sì. delle varie marche, così adesso se vediamo in MotoGP che quando è arrivata Michelin nel 2016 ha portato i cerchi da 17 pollici per equiparare la gomma con anche le misure stradali che tutte le moto usano 17, e si è vista questa difficoltà che parli te anche nella messa a punto di queste gomme, che comunque lascia stare che comunque stiamo parlando di un'altra cosa, quindi no, beh, certo, però tenderà comunque ci sta a il essere molto difficoltosa come gomme a ottenere la prestazione, perché cambiano sentono molto il tempo, ecco, una gomma paragone. che è usata il giorno prima, il giorno dopo, ma questa è un'altra cosa. Però comunque la gomma 17 è vero, quando non hai la moto perfettamente a punto c'è questo parallelismo che comporta questa difficoltà. Col 16 e mezzo, indipendentemente dalle varie case, c'era molta più omogeneità di prestazione. Sì, dopo ti dico, da noi a maggior ragione, appunto, dato che c'è lo sterrato, è impossibile avere una moto che sia perfetta. Di conseguenza, col cerchio 17 un po' la risente questa cosa qua, perché la moto non sarà mai perfetta da motard, perché non va bene per fare lo sterrato, e dopo comunque, per quanto poco deve essere settata per riuscire a farlo in una maniera decente lo sterrato, perché se ci mettiamo su una sospensione di un R1 da Superbike, cioè, ti ammazzi sullo sterrato, quindi comunque deve avere quanto poco delle piccole caratteristiche da motocross che ovviamente non vanno bene sull'asfalto, e questo dopo il cerchio anteriore lo risente, ne soffre. Ne parlavamo appunto negli episodi precedenti quando parlavamo del sag, Esatto. delle misurazioni per vedere l'affondamento col pilota in sella, le altezze minime. Sì. E tutto mi hai tutto dicendo, che tu appunto Perché ti dico, dicevi che un sostanzialmente sag. il problema principale da noi, cioè, è il carico sulla gomma anteriore, perché una gomma 17 ha bisogno di moltissimo carico all'anteriore per riuscire a lavorare bene, che è una cosa che va completamente opposta al motocross, perché le moto da motocross sono più le scarichi sull'anteriore e meglio vanno.
perché ovviamente non essendoci grip a terra come nell'asfalto, no, non funziona questa cosa. Però a questo il cerchio 17 ne risente molto, magari 16 e mezzo essendo più riesce a gestire meglio questa cosa qua, ecco. No, assolutamente, diciamo che cambia anche totalmente lo stile di guida, di portare tutto questo gran carico all'anteriore, che serve, però troppo, e delle volte non si riesce a ottenere, cioè, talmente tanto potenziale che delle volte è controproducente. Ah sì, cioè, allora, alla fine è lo sport del supermotardo, insomma, esaltare la guida del pilota su un circuito dove ci sono due caratteristiche completamente diverse, quindi bisogna sapersi adattare e cercare di andare il più forte possibile con una moto che alla fine non va bene né da una parte né dall'altra. Esatto, è un compromesso continuo. Esatto, di conseguenza se si ha un compromesso anche a livello di gomma e di cerchio anteriore aiuta, piuttosto che avere una cosa che è troppo tendente a una delle due caratteristiche. Adesso parlando di cerchi mi veniva in testa, ma era motocross, Michael Pichon quando correva con Suzuki. Che correva col cerchio da 21 anteriore, era l'unico. Beh, ma adesso siamo tutti ormai. Sì, sì, ma lui era una chicca, mi sembra l'anno 2000-2001. Sì. Sì, che aveva vinto il titolo in 250, ma era uno degli unici che correva con Pirelli e gli aveva fatto il cerchio apposta, che era un extraterrestre, cioè correva col cerchio da 21 anteriore. Dopo insomma le tecnologie avanzano e vengono fuori sempre cose nuove. Certo, poi vedono uno che va forte, la strada si percorre e poi dopo è la svolta per tutti. Sì, sì, esatto. Più o meno è così, ecco. Più o meno sì, è così. Infatti il cerchio 17 era venuto fuori col discorso di Smith che aveva cominciato ad usarlo e dopo hanno cominciato ad usarlo in molti. Però poi insomma comunque ci si rende conto che dei vincoli e dopo ognuno fa le sue scelte, insomma. Vabbè, certo, c'è di buono che te lo puoi personalizzare. Sì, esatto. Quindi, terzo e ultimo argomento, che stiamo andando veloce perché siamo di fretta. Un pochettino, oggi è una giornata tirata. Esatto. Quindi, costi di manutenzione. Allora, sappiamo che ogni costo di manutenzione corrisponde al livello di competizione adeguato. Cioè i costi sono sempre quelli, però diciamo che più vai forte più ci sono costi di manutenzione, o comunque sono sempre gli stessi ma sono ravvicinati e quindi alla fine dell'anno sono maggiori. E quindi, vabbè, a parte gomme, freni, benzina, olio, ci saranno anche da fare le verifiche del mono, elencale. Allora, diciamo che allora dipende da che sport, perché allora motardo e motocross hanno dei pro e dei contro entrambi. Diciamo che partendo dal motocross ad esempio, la grossa spesa dipende da quanto forte vai, a differenza del motardo che non è così, perché allora nel motocross ovviamente più uno dà gas, che non è facile darglielo come col motardo nel motocross, più uno dà gas più ovviamente il motore ne soffre e quindi ha bisogno di una manutenzione prima, perché può essere allora un umano, magari parliamo di un umano che magari già cammina bene ma non è uno da mondiale, facciamo un esempio, può fare un pistone su 40-50 ore, mettiamola lì. Questo nel motardo non avviene, cioè che tu sia un fenomeno o no, un pistone non dura 40-50 ore nel motardo, perché comunque la differenza tra un pro e un amatore è più fine nel motard confronto al motocross. È perché molto più semplice comunque anche dare confidenza su asfalto, quindi esatto, sull'asfalto comunque se metti sopra uno che non è un professionista, comunque sul dritto gas pieno glielo sa dare, di conseguenza il motore soffre, quindi che tu sia un pro o no comunque soffre, perché sul dritto è tirato a manetta, mentre nel motocross se tu non sei un pro nel dritto non glielo dai, perché non sei capace, non hai le competenze, quindi soffre molto meno nel motocross. Quindi a livello di motore, nel motard, diciamo che a qualsiasi livello la spesa comincia a diventare più importante, perché gli intervalli di manutenzione sono molto ravvicinati confronto al motard. Cioè tu calcola che nei nostri motori,
che comunque Suzuki, i motori Suzuki nostri non sono motori come possono essere altre moto da, che arrivano a sfiorare i 70 cavalli. Noi peliamo i 60, quindi è già più una cavalleria, diciamo, comune di motori preparati anche da amatore, e quindi ha degli intervalli di manutenzione più umani che possono essere. Ti dico, da noi un motore mio dura 40 ore, di cui 20 pistone, al secondo pistone da fare tutto, quindi biella, cuscinetti, tutto quello che c'è da fare. Questa cosa qui nel motocross ovviamente non c'è, cioè, a meno che tu non sia Erlings o Cairoli, che probabilmente butti via un motore una gara sì, una gara no, un comune mortale non, insomma, gira molto più tranquillamente e fa molte più ore, a differenza però delle sospensioni. Qua dopo si ribalta la situazione, perché le sospensioni del motocross lavorano a velocità molto più alte di quelle del motard. Di conseguenza la manutenzione va fatta molto molto prima nelle sospensioni da motocross, che dopo uno sia l'amatore della domenica e le fa magari una volta all'anno è un altro discorso, ma se parliamo a livelli da professionista, una sospensione da motocross penso che ci fanno uno o due allenamenti, basta, a livello 100%, che comunque una sospensione del motocross è fondamentale. Mentre nel motard, che lavorano a velocità molto più basse le sospensioni, non hanno questo gran bisogno di farle continuamente. Quindi magari la spesa è minore nel motard in questo caso qua. Diciamo che dipende sempre dal livello in cui si fa, i costi di manutenzione. Perché comunque fare un motore, alla fine 2.000 euro ci vogliono. Quindi calcola te, 2.000 euro per 40 ore, quanto ti può costare un'ora di motard su una giornata normale d'allenamento? Mentre nel motocross questo non è. Però se tu vai a calcolare da professionista il costo di fare una sospensione, che quindi tra sospensione anteriore e sospensione posteriore sono più o meno 500 euro, e dovresti farlo una volta sì, una volta no, diventa costoso anche il motocross ad alti livelli. Quindi ad alti livelli tutto è costoso. A livelli normali, da persone comuni, sicuramente il motard è molto più costoso, perché comunque, come dicevo prima, sul dritto il gas glielo danno, quindi che tu sia un pro o che sia un amatore, comunque il motore soffre, e quindi l'intervallo di manutenzione sempre quello è. Dopo dipende anche da quanto preparato è il motore, perché ovviamente più è spinto e meno dura, perché ci sono motori che appunto sfiorano magari 70 cavalli che possono durare un 10-15 ore tutto il motore. Comincia a diventare impegnativo, ecco. Quindi tutto sta a come si dice, rivolgersi a una struttura dove praticamente fanno preparazioni, e va di diciamo che l'ironia dice che fortunatamente è solo un cilindro. Pensa te. Sì, però no, dico, pensa però, te che è solo un cilindro, ecco, infatti. Se fossero sì, due, sì, tre o quattro cilindri, cioè praticamente gli dici, guarda, ti lascio l'assegno, te lo firmo, fai tu. Vabbè, ma però per assurdo invece, tipo, una moto da velocità a quattro cilindri dura di più di un monocilindrico nostro. Beh, è più spinta, ma è meno tirata. È diviso per quattro il lavoro, invece di esserci un pistone enorme che va su e giù. Sì, sono d'accordo, quattro, poi però il motore è molto più tirato, cioè praticamente c'ha, come si dice, è molto più dilazionato in fattore di cavalli e cilindrata. Mm-hmm. Corrono su anche altre piste, quindi anche il cambio aiuta a fa sfruttarlo meglio, magari con un cambio più lungo, tutto sì, quanto, sì, con una moto diversa. Nel motard serve un po' nel motard serve un po' tutto e subito, ecco. Quindi sì, in quella moto strutturata in maniera differente, perché comunque, esatto, non sono come delle moto da cross che costano molto meno, ecco. Esatto. E soprattutto il problema è che comunque sono fatte per fare quello, mentre il motard non è fatto per fare motard. È una moto da cross, e la moto da cross non è fatta per stare sempre costantemente a manetta, tranne per un professionista che può essere un Erlings, un Cairoli, insomma, uno che fa campionato del mondo, che guida un 450 come fosse un 125. Allora, ok, quello sì, però per il comune, insomma, per la persona comune che gira, non è il motard non è fatto per fare quello, ecco. Ah, certo, il motard parte da derivazione cross ed si è adattato alla parte su pista, poi ogni anno
Si evolve sempre di più sulla direzione dell'asfalto, però comunque le sue radici crossistiche, come anche le vostre gare, con metà, cioè, diciamo metà che poi è un quarto sterrato. Sì, un po' meno, non è proprio metà, Ecco, e meno. poi tutta la parte di asfalto non rinnega le sue radici. Tutto anche è in base a, come dici te, come uno lo sfrutta e quanto forte va. Esatto. Quindi, se vogliamo fare un bilancio su una stagione di costi di manutenzione, senza entrare in prezzi, la tua, che è abbastanza alta come fascia, perché te comunque sei uno che va forte, quanti, se vogliamo, i numeri, quanti intervalli hai di manutenzione all'anno? Beh, dipende quanto ti alleni. Diciamo che se lo fai da professionista, Ok. due motori in un anno. Se lo fai a livello più da campionato regionale o comunque da amatore, un motore all'anno ti basta. Probabilmente forse anche ti avanza. Magari hai un pistone, quello sì, un pistone durante l'anno a livello amatoriale ci sta sicuramente, perché comunque gira e rigira, quello fanno 20-25 ore, di conseguenza. Se giracchi, se non sei uno che usa la moto 3 volte all'anno, 20-25 ore le fai su una stagione. E quindi almeno un pistone a livello amatoriale lo fai. Dopo, ovviamente, più ti alleni, più vai su e più richiede altro. Quindi arrivare al secondo pistone, di conseguenza un motore, fai presto. Invece cuscinetti, catene, corone, Ma pignoni. quelli lo fai col motore. Quindi fai col motore, tu Ah, quando ok. fai il primo intervallo sui 20-25 ore che fai il pistone, quindi giù, cambi pistone, basta, dopo puoi controllare perché comunque magari controlli le tolleranze della biella visto che hai tirato giù il pistone, però le fanno, 40 ore le fanno, se non è un mega motorone spinto le fanno. E poi al secondo pistone sai che devi fare tutto, quindi biella, cuscinetti, paroli, catena di distribuzione, controllata le valvole. Perché magari anche quelle, lavorando a velocità sempre molto più alta di quello che faresti con una moto da cross, Magari durano stanno anche al comunque perché sono limitatore. abbastanza resistenti, però comunque non ci fai magari 100 ore, 150 ore come potrebbe essere su una moto da cross a livello umano, ecco. Esatto, poi anche il motard magari nelle cambiate vai anche al limitatore e quindi la controllata Sì, alle valvole. soprattutto sì, il gran limitatori, che dopo, vabbè, anche là dipende quanto gas gli dai, perché anche nel motocross, quando sei in aria, che magari in moto guidata, hai gran limitatori, quindi anche lì soffrono alla fine, perché non è che solo nel motard gli dai limitatori, però sì, dipende sempre che livello hai. Se sei uno che passeggia la domenica in pista, magari il limitatore non sai neanche cos'è la tua moto, perché magari cambi con calma, dipende, dai. E quindi abbiamo inquadrato anche questo ultimo tema. E quindi basta, siamo arrivati. E Siamo. quindi niente, ringrazio ancora una volta Christian Grazie del a te. tempo che ci ha dedicato, che ci ha aiutato a chiudere il cerchio dei costi di manutenzione, degli stili di guida, e gli facciamo ancora in bocca al lupo per la sua nuova esperienza nell'Academy. E quindi Grazie mille. a settimana prossima con altri tre temi, insieme sempre in compagnia di Christian. Quindi, ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, grazie. Ciao ciao. Se sei alla ricerca di motori, Wheel Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme: Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.